utilizzate per rintracciare i cani da caccia, così. Sì, è un'attività molto importante questa. La Polizia Postale delle Comunicazioni, come è noto, ha fra i suoi compiti fondamentali quello di tutelare la sicurezza delle comunicazioni ed è chiaro che per quanto la nostra attività sia principalmente concentrata sulla rete, su internet e sul contrasto di fenomeni molto gravi come il terrorismo online, nazionale, internazionale, la pedopornografia online e inoltre anche la tutela di quelle che sono le cosiddette infrastrutture critiche, cioè gli apparati informatici di enti pubblici, comunque di enti o associazioni che comunque gestiscono servizi pubblici. Questa è la dimostrazione che il nostro è un ambito di competenze molto vasto e comunque non facciamo mancare la nostra presenza anche laddove si parli, come in questo caso, di frequenze radio attraverso questa attività molto, molto dettagliata e molto precisa, preceduta anche da una serie di attività informativa da parte del personale della sezione d'Imperia. Ed è chiaro, come diceva lei, adesso nessuno vuole lanciare allarmi, però l'aspetto delle frequenze in uso al Ministero della Difesa è un aspetto certamente molto delicato. Io una cosa che volevo mettere in risalto, oltre all'attività dei miei operatori, e anche quella di una stretta sinergia che c'è stata, perché questi sono stati servizi che sono stati svolti in maniera congiunta col personale dell'Ispettorato Territoriale per la Liguria e del Ministero dello Sviluppo Economico e per la parte successiva di un'indagine che adesso parallela, che insomma è una cosa che non ci aspettavamo, per il discorso di un presunto traffico illecito di questi cani, il fatto di un presunto maltrattamento di questi animali, è immediatamente scattata una sinergia altrettanto importante col personale del servizio veterinario dell'ASL1 di Imperia. Ecco, ispettore Bracco, effettivamente in questi controlli avete notato che alcuni cani erano privi di microchip e quindi anche di dubbia provenienza. Sì, questo è un aspetto, come diceva il dirigente del compartimento, che stiamo sviluppando con il personale del servizio veterinario ASL1. Diciamo che questa è un'attività classica della Polizia delle Comunicazioni che sviluppa le verifiche anche nelle zone non urbane, infatti questa attività è stata svolta nelle zone montane della provincia e abbiamo visto che l'utilizzo di questi radiocolladri, malgrado, come appunto diceva il dirigente, negli anni scorsi abbiamo fatto un'attività di divulgazione presso le squadre dei cacciatori, presso l'amministrazione provinciale, proprio per rendere informati gli utenti che queste frequenze sono riservate, purtroppo abbiamo riscontrato la presenza sul territorio di questi radiocollari che utilizzano la frequenza riservata al Ministero della Difesa con degli impulsi a cadenza fissa, dunque nella zona dove ci sono questi collari, quella frequenza nel caso di utilizzo da parte del Ministero della Difesa diventerebbe impossibile perché ci sono degli impulsi di potenza notevole e continua, dunque sarebbe impossibile utilizzare quella frequenza. E quindi da qui si capisce la delicatezza della cosa, al di là dell'aspetto tra virgolette formale. Certo, l'importanza di questi controlli non è tanto per andare a colpire il singolo cacciatore, ma è perché questi apparati utilizzano delle frequenze che sono per decreto ministeriale assegnate al Ministero della Difesa e che in qualsiasi momento il Ministero della Difesa con le varie forze armate può utilizzarle e devono essere libere e pronte ad essere utilizzate e non occupate abusivamente da altre persone.